Allora, finalmente mi sono vestito, mi sono messo una giacca pesante perché l'acqua, insomma, sopra è un po' fredda. E poi sono andato a vedere un po' più verso verso, ma era torbida, quindi sono tornato qua. Sono a Acropoli, l'acqua sembra blu. E vado alla ricerca di una cernia bruna, quindi una cernia rossa. Perché verso verso prendo in generale caldo cernia bianca. E niente, adesso mi immergo, vediamo un po' come va in questa zona. Ci vediamo fra poco. Come dicevo prima, l'acqua è limpidissima e il fucile purtroppo è piccolino proprio per l'incidente. Però fortunatamente è un prototipo TRX, quindi ha delle prestazioni, come dicevo, come dico sempre, eccezionali. Quindi mo speriamo, insomma, di riuscire a prendere qualche cosa, perché l'acqua è veramente chiara. Vabbè. Vediamo, vi farò vedere i video tra poco. E come dico sempre, adesso sono sott'acqua con voi. E niente, vi voglio parlare di una cosa. Dato che non sono riuscito a prendere una cernia bianca, come vi ho detto prima, non sono riuscito a prendere una cernia rossa sopra la zona di, nella zona di Agropoli, perché l'acqua era torbida, mi sono portato su questa zona che l'acqua è bassa, però l'acqua è limpida, e mi sono messo a testare un fucile che sarà tra poco in commercio alla TRX. È un fucile, sarà un fucile in carbonio, un fucile corto per l'acqua torbida soprattutto, ma un fucile che ti permette di fare un po' qualsiasi cosa, anche perché di solito quando andiamo nell'acqua torbida ci sta un po' acqua torbida, un po' acqua limpida e siamo sempre indecisi, prendo il fucile corto o il fucile lungo. Questo fucile vi permette di realizzare quasi tutto, perché comunque anche se corto ha una gittata abbastanza lunga, monta un'asta molto pesante, una 7,5, e quindi praticamente riesce ad essere utile per un pesce in tana anche grosso, per una spigola molto grande. Se vi passa una leccia, una ricciola, qualsiasi pesce abbastanza grosso, lo riuscite a realizzare con estrema facilità. Ovviamente io non lo userei per l'acqua così limpida, però in questo caso l'ho provato e vedo che i risultati, insomma, sono comunque di ottimi. E niente, voglio poi darvi altre due informazioni. Vi farò nei prossimi video, ci sarà un video dove spiego esattamente le caratteristiche di questi fucili e la differenza, insomma, che hanno con altri fucili della stessa gamma, nel senso le stesse lunghezze. E poi niente, vi la voglio lasciare le immagini, ma prima di lasciarvi le immagini voglio dire anche un'altra cosa. Iscrivetevi al canale, perché iscrivervi al canale per noi è importante, è fondamentale, perché ci fa capire l'importanza, nel senso che noi cerchiamo di darvi un servizio, di farvi vedere delle immagini, ma questo a noi ci costa fatica. Quindi se non vi iscrivete ai canali significa che questi video non vi piacciono e tutta questa fatica che facciamo è inutile, anche perché per poterli realizzare noi, insomma, ci inventiamo sempre, cerchiamo di inventarci sempre cose nuove. Come ultimamente ho comprato anche un drone, perché i prossimi video saranno fatti anche con droni fuori dall'acqua e probabilmente droni anche sott'acqua. E niente, spero che vi piacciano e buona visione per il proseguo. A proposito, non vi ho detto il perché asta pesante. Asta pesante perché con questi fucili si pesca molto in tana, e l'asta pesante è importante perché si piega poco, quasi zero, non si rovina facilmente, anzi è molto difficile da rovinare. E poi puoi riuscire a catturare pesci abbastanza grandi, perché il peso dell'asta è fondamentale per la penetrazione, quindi non è un piccolo particolare. E poi usare un'asta pesante bisogna anche avere un fucile che comunque con l'asta pesante deve essere neutro. Oggi se volete fare un corto con asta pesante è praticamente impossibile, perché il peso del fucile poi vi rende il fucile non utilizzabile. E niente, e continuate a vedere le immagini. Ciao!
proposito, mi stavo dimenticando che adesso in tutti i video io sto mettendo verso la fine un segreto, una chicca, un qualche cosa che vi può servire per fare una cattura in più. Allora, quando siete all'aspetto, soprattutto in acqua chiara, e un pesce vi sta arrivando, tipo un sarago, un dentice, una spigola, mai distrarre gli occhi dal pesce che vi sta arrivando. Se dovete fare dei rumori per attrarli, sempre quando non vi guardano, ma quando vi stanno arrivando, mai guardare da un'altra parte perché il pesce si ferma e quindi quella realizzazione potrebbe diventare persa. Questo non vale per i cefali. Va bene, buon proseguo ancora.